120 false case d'abitazione colpite dal terremoto del 2016 tra Camerino e il resto delle Marche. Le ha scoperte la Guardia di Finanza di Camerino con l'operazione Anubi, con cui è andata a controllare chi beneficiava dei contributi per trovare un alloggio in affitto, perché la sua casa era stata resa inagibile dal terremoto. Una truffa ai danni dello Stato per circa 500.000 di euro. Le Fiamme Gialle hanno già sequestrato 120.000 euro di contributi erogati. Anomalie importanti erano emerse sin dai primi accertamenti, facendo scattare i controlli capillari. Anomalie per lo più legate al fatto che molti dei comuni del cratere sismico marchigiano sono anche mete turistiche e universitarie, con la conseguente presenza di numerose seconde case, vissute solamente per brevi periodi dell'anno. L'operazione Anubi è nata subito nei mesi successivi al sisma di ottobre del 2016, nata di iniziativa, verificando le prime autodichiarazioni presentate, dalle quali purtroppo abbiamo scoperto delle anomalie che ci hanno costretto sostanzialmente ad estendere i controlli in tutti gli altri comuni del maceratese rientranti nel cratere sismico. L'operazione è stata condotta attraverso l'esame delle autodichiarazioni e il riscontro effettivo sulle abitazioni dei proprietari. L'inchiesta ha fatto emergere che molti avevano dichiarato falsamente di essere stati costretti a trovare una nuova casa, in quanto la propria abitazione era risultata inagibile a causa del sisma. In realtà si è appurato che già da prima del terremoto alcuni vivevano in altre località, altri avevano addirittura concesso l'abitazione in fitto a studenti universitari, altri per fargli evitare il contributo avevano inserito nella domanda la presenza di parenti, anche malati, che in realtà vivevano stabilmente altrove. E poi c'era anche chi ha continuato a vivere nella propria abitazione, pur dichiarando di alloggiare altrove.